Non lo troverà mai un amico come me. Lasci che glielo dimostri. Vada via. Se ne vada col suo denaro. Questo suo disaccordo con la società com'è nato? È il mio stato abituale. L'ho tenuto nascosto per un pezzo. L'inazione non le procura un certo piacere. È il piacere della disperazione, evidentemente. Si sente colpevole? Colpevole? Verso se stesso. Colpevole senza esserlo. So di essere più intelligente degli altri, più lucido. E sono cosciente della mia superiorità. Ma se facessi qualcosa, mi renderei utile sia pure in minima parte a un mondo che mi fa schifo. Tradirei le mie idee e questo mi farebbe solo sprofondare di più. Preferisco che non ci sia via d'uscita. Mendicare per la strada come ho visto fare a quelli come lei non è un po' degradante? L'elemosina degrada sia chi dà che chi riceve. E se fosse una scusa per la pigrizia? Forse. Ma che cosa cambia? Se il mio scopo fosse il denaro e il profitto, sarei rispettato da tutti. Constatare che ha ragione non la riconcilia con la vita? Perdendo la vita, ecco cosa perderei. Il piano famiglia, le vacanze organizzate, culturali, sportive, linguistiche, la biblioteca dell'uomo colto, tutti gli sport, come adottare un bambino, le associazioni dei genitori, degli alunni, l'insegnamento, educazione da 0 a 7 anni, da 7 a 14 anni, da 14 a 17 anni, educazione propedeutica al matrimonio, gli obblighi militari, l'Europa, le decorazioni, distintivi, onorificenze, la donna sola, le malattie per assistiti, le malattie dei non assistiti, l'uomo di successo, esoneri fiscali per persone anziane, le tasse comunali, cessione del quinto, i canoni radiotelevisivi, credito concesso al consumo, riparazioni a domicilio, indicizzazione dei contratti, IVA e ritenuta d'acconto. Lei è credente? Credo più che posso alla vita eterna.